Primo punto, abbiamo perso 20 anni, l'abbiamo perso, ma in questo tempo l'abbiamo gestito malissimo. Io vengo da una regione nella quale l'ottimo Formigoni, esotico solo per le camicie, è riuscito a produrre in fila una serie di leggi discriminatorie, cioè le uniche cose di cui si è occupata la regione Lombardia, la principale regione di questo paese, nel campo di cui stiamo parlando questa mattina, sono leggi di carattere discriminatorio, leggi contro i kebab, l'ultima è molto recente, legge contro i phone center, il motivo era che i phone center dovevano avere due bagni, e spiegava il relatore della Lega, consigliere di Bergamo, che il motivo era determinato dal fatto che lui non piscia dove pisciano gli stranieri. Questa è la regione Lombardia, a parte che se trovate uno che parla bergamasco e fa la pipì in piazza è lui, diciamo, lo potete riconoscere. Abbiamo fatto norme discriminatorie che partivano dalle ordinanze, quindi i luoghi comuni sono diventati leggi in questo paese, senza che quasi nessuno dicesse, a parte le associazioni, ma della politica in pochi si sono mossi. Partendo dalle ordinanze abbiamo fatto leggi basate sul concetto di residenzialità, una astutissima invenzione leghista. Il migliore in questo campo è il sindaco di Cittadella, in provincia di Padova, si chiama Massimo Bitonci, fa anche il parlamentare, il quale ha stabilito che per accedere ai servizi comunali si dovesse essere cittadini di Cittadella, scusate il gioco di parole, da 18 anni, non ce la faceva neanche Rubi, diciamo, per arrivare a quel servizio, non so, accedere alle case popolari o cose di questo tipo. Abbiamo buttato via il tempo, tanto che ad un certo punto, non più tardi di 2 anni fa, un convegno di Confindustria, un industriale mi si rivolge e mi dice: io ho un problema, che in Lombardia non trovo nessuno che parli arabo per i miei commerci. Dico: si vede che non capisci che l'egiziano che fa la pizza potrebbe essere un tuo operatore, potrebbe essere un tuo agente di commercio, si vede che c'hai proprio un paraocchi. Questa è la cultura della classe dirigente del nord del paese, nord del paese che era il governo del paese, perché voi dovete sapere che tutti i ministri del precedente governo venivano dalle mie parti, io avevo un ministro ogni 20 metri, che era anche una presenza un po' ingombrante, scomoda, diciamo. Una volta c'erano i nani da giardino nelle villette brianzole, adesso c'erano i ministri. Per cui questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa da dire, che è collegata a questa, è che la sinistra si è spaventata, gli altri picchiavano come dei fabbri, noi avevamo una paura fottuta di parlare di immigrazione. La scena tipica è questa: talk show televisivo, Matteo Salvini, che sarebbe uno di quelli che stanno con Maroni, per dire la Lega buona, no? Cioè, vabbè. Matteo Salvini dice: il 65% degli alloggi comunali di Milano vanno agli, con quella voce culturale, vanno agli stranieri. E quello del PD come risponde? Cazzo, sono un po' tanti così. No, il problema è che non è vero il dato e che forse bisognerebbe spiegarlo. E bisognerebbe avere la competenza e ribattere punto per punto, come abbiamo sentito questa mattina, altrimenti li si prende davvero. Io ho fatto un'operazione astuta, però, vivendo in questo microcosmo. Io vengo da Monza, che è un posto tra Arcore e Sesto San Giovanni, al centro della politica italiana in questo momento. C'avevamo anche i ministeri, adesso ce li hanno tolti. E ho pensato questa cosa: siccome mi dicevano se parli di immigrazione si perdono i voti, io ho aspettato di non averne più di voti, cioè che la sinistra fosse ridotta nelle province lombarde al di sotto del 20 e del 15%. Ho iniziato a parlare di immigrazione, ho scritto un libretto che si chiama Regione straniera, in cui racconto tutte queste cose, ho messo in fila, esattamente come hanno fatto un po' molto meglio dalla Zuanna e Weber, alcuni luoghi comuni, slogan e anche appunto leggi, ordinanze, li ho messi tutti insieme per spiegare che non erano suffragate da fatti reali, dai numeri reali, e ho iniziato a provare a fare un po' di politica su questi temi. E vi devo dire una cosa che mi conforta moltissimo, che le cose stanno un po' cambiando però, cioè stamattina ho sentito giustamente un po' di malumore, anche di disperazione rispetto a certe ignoranze sesquipedali, a certi atteggiamenti che pure fanno parte ancora della politica italiana. Però devo dire che quello che è successo a Milano lo scorso anno deve farci riflettere, deve darci una spinta straordinaria, e noi dobbiamo uscire da qui, quelli che fanno politica vogliono farla, con una carica diversa dal solito o da un convegno fatto prima di quella primavera. Perché se vi ricordate l'anno scorso
successe a Milano una cosa molto particolare. La destra fece la solita campagna tradizionale, quella contro gli stranieri, diciamo, il tunisino che guida il tram, la grande moschea, perché Pisa Pia aveva scritto grande moschea in grande nel programma elettorale, l'invasione degli zingari, Zingaropoli, tutti questi signori che adesso si presentano come i rappresentanti della Lega bavarese, no? Di un modello moderato, in realtà erano quelli di Zingaropoli lo scorso anno. Bene, è successo una cosa particolare, è successo che si è rotto lo schema per una volta, e dalla timidezza da una parte alla cattiveria dall'altra, come dire, abbiamo visto emergere invece un canone che secondo me ci può aiutare nel raccontare soprattutto ai più giovani questa storia, che è il canone dell'ironia. La storia la conoscete tutti, è famosissima ed è la collegata alla vicenda della moschea di Sucate. Se non la sapete ve la racconto in due secondi. La Moratti, che non era molto forte su internet, perché di solito le arretratezze si corrispondono, cioè se uno non capisce gli stranieri, non capisce l'ambiente, non capisce internet, non tratta bene le donne, cioè tutta una serie di componenti. Comunque Moratti apre uno spazio su internet in cui chiede di rivolgerle delle domande. La prima domanda, una delle prime che le arriva, è un colpo gobbo, cioè un ragazzo che le scrive, le dice: ma è vero che volete mettere la moschea a Sucate? E già lì uno che dovrebbe capire che c'è una presa in giro. Tenete conto che i toponimi lombardi finiscono in ate, però Sucate è abbastanza, insomma, inequivocabile. E per essere ancora meno equivoco, il ragazzo scrive: in via Gian Domenico Puppa. Come disse il Manzoni, la sventurata rispose, diciamo, e rispose che non era né a Sucate né in via Gian Domenico Puppa perché non era prevista dal piano regolatore. Questa storia di Sucate è diventata una sorta di antidoto, di amuleto che ci siamo portati in giro per tutti gli ultimi giorni di campagna elettorale e che ha rimesso a posto le proporzioni del fenomeno, esattamente come hanno spiegato molto bene loro, ridimensionando il problema anche rispetto al tema della crisi economica, rimettendolo al suo posto, spiegando che forse a Milano il problema della moschea può anche essere un problema, ma è tra mille altri. Spiegando che c'è forse quel richiamo costituzionale che noi dobbiamo tenere sempre presenti, che non dobbiamo però confondere, perché anch'io trovo assurda questa pretesa che gli immigrati debbano sapere a memoria la Costituzione, non la sanno i parlamentari. Cioè l'impegno che si prende uno straniero che viene a vivere qui e porta la sua famiglia, che paga il mutuo, che paga le tasse, è largamente sufficiente per immaginarlo cittadino italiano. Io la vivo così. E questo forse è il sentimento che sta iniziando a passare. Ovviamente la sinistra c'ha ancora bisogno di un po' di... bisogna fare una punturina, insomma, bisogna metterle, infonderle un po' di coraggio. Però pensate a quello che è successo con Ilda Curti a Torino. Ilda era l'assessore alla convivenza, c'era tutta una sigla strana, ma insomma si occupava della moschea, l'attaccava alla Padania tutti i giorni, è stata la donna italiana più votata e sostenuta dalla comunità islamica, che ha scritto una lettera in suo favore citando la Costituzione italiana. Ecco l'uso giusto della carta costituzionale, non per darla in testa a qualcuno, ma per applicarla e per riconoscerne la profondità dei valori. Quindi io sono veramente ottimista alla possibilità che queste cose si affermino, che queste, soprattutto se ci sarà, e finisco su questo, un'azione culturale, politica, che parte dalle letture, da convegni come questi, portatelo in giro per l'Italia questo format perché è molto bello, e anche da una consapevolezza che i luoghi comuni in realtà presto si rovesceranno. Vi cito due esempi. L'Italia è un paese sempre meno attraente e attrattivo, verranno meno stranieri di prima, di quella grande ondata che ha sconvolto il paese, no? In senso proprio tecnico. E questo con me, quindi quelli che ci marciano come si comporteranno? Gli stranieri stanno diventando grandi e sono giovani. Indizio per darvi un'idea, magari si può fare un'alleanza tra giovani italiani e stranieri e svecchiare un po' questo paese. Ultimissima cosa, se diamo il voto agli stranieri, questo è un argomento che uso sempre contro i leghisti che svengono, rischiano pure di votare a destra. Lo dico perché uno dei luoghi comuni più influenti che usava Berlusconi spesso nei suoi sproloqui era che noi volevamo dare il voto agli stranieri perché votassero la sinistra che non aveva voti. Allora, vi do un dato lombardo. In Lombardia, nonostante questo delirio culturale, c'è un osservatorio che si chiama ISMU che lavora molto bene
E questo osservatorio stima che se gli stranieri, soprattutto i neocomunitari, votassero in Lombardia, noi perderemmo ancora di più di quanto non perdiamo di già. Perché il dettato, il portato culturale di queste popolazioni dell'est europeo, degli ex paesi del blocco comunista, li invita a votare per un po' a destra, per capirci. Noi andiamo forti in America Latina, è il collegio migliore per noi. No, se posso dire una cosa, noi abbiamo raccolto le firme sulle due leggi di iniziativa popolare, su quella sul quindi c'è questa percezione che gli stranieri voteranno a destra. Però capite come cambiano le cose. Il primo ad averlo capito è Fini, che è uno di quelli un po' meno peggio dall'altra parte, no? Ha intuito e si è organizzato, e l'operazione sua sulla cittadinanza non era nobile dal punto di vista politico, ma era anche strumentale dal punto di vista del consenso elettorale. Ecco, cerchiamo di capire, di stare nelle trasformazioni, cerchiamo di capire che questo tema è un tema italianissimo ormai, in cui si confondono anche le parole da cui siamo partiti questa mattina e in cui ci deve essere però la presenza della politica. E finisco davvero. La politica, se non guida i processi, non esiste. Cioè, la fa chiunque a suo modo, e dopo diciamo che è antipolitica, che è populismo. Dove sta la politica? La politica che cosa ha fatto? Per esempio, e finisco con un appello, Mario Monti, ci segui su Twitter, anche se non c'è campo. Ma sta tassa Maroni del permesso di soggiorno la vogliamo togliere subito? Aspettiamo le grandi riforme che dopo, perché cambieremo il mondo? Perché ci sono delle cose da fare, chiedetelo a tuo AD, ci sono delle cose da fare con una certa urgenza. Ecco, io sono per un... L'avrebbe voluto come ministro degli interni. Chi? Monti ha detto che Maroni l'avrebbe voluto come ministro degli interni. E poi diffidate di Maroni, che a me è antipaticissimo. Grazie. Grazie davvero a tutti. Io direi, siccome